Ciao a tutti, allora oggi voglio fare questo video tag, ho spostato il tappeto, questo video tag che ho visto ieri sul canale di Annalisa, scusatemi, che a sua volta l'ha visto sul canale di Sara Makeup, molto carino, mi è piaciuto subito, quindi ho deciso di farlo immediatamente. Sono 10 domande e si chiama la regola del 3. Vi faccio ascoltare le mie risposte. 1. Che cosa non deve, le tre cose che non devono mai mancare nel mio beauty? Allora, un rossetto, perché come vedete, un rossetto, il mascara e... Nonostante la mia grandissima passione per gli ombretti, dico il fondotinta, perché darsi almeno un aspetto presentabile la mattina è diventata una priorità irrinunciabile. 2. Le tre cose che non devono mai mancare in borsa. Allora, io non esco mai senza chiavi di casa, comprese quelle della macchina, cellulare e i soldi. Il portafogli, devo avere per forza queste tre cose. 3 cose che non mancano mai nella tua colazione. Allora, il caffè, gli integratori con un bel bicchierozzo d'acqua, il caffè e qualcosa di salato, che sia o un pacchetto di salatini oppure il pane di segale con la fesa di tacchino, qualsiasi cosa, però un crostino, deve essere qualcosa di salato. Io ormai i dolci non li mangio quasi mai, non mi attirano particolarmente, quindi insomma preferisco il salato. 4. 3 aggettivi che mi descrivono. Bella, favolosa e simpaticissima. No, allora, 3 aggettivi che mi contraddistinguono. Simpatica. Sensibile. E empatica. Sì, sono abbastanza empatica. Mentre 3 difetti. Allora, vado a fuoco facilmente, nel senso che mi innervosisco subito, poi sono tutti fuochi di paglia, però prendo subito fuoco, mio marito lo sa. Sono permalosa, un po' permalosa, non permalosa proprio a livelli, ma sono un pochettino permalosetta. Questo è vero. E poi talvolta sono un po' superficiale. Quindi, che quadretto! Allora, il nome di 3 animali domestici. Ecco, io 3 animali domestici non ne ho, nel senso che uno è Rocky, che era il cane di mio marito, della famiglia di mio marito, un cane che è stato amato da tutti per 17 anni. E pensate che quando Rocky è morto, noi eravamo in quel famoso viaggio in Sicilia e sapete tutto quello che è successo, per chi non lo sa, vabbè, io varie cose, eritemi, cadute, mio marito, dopo che ha saputo che Rocky era morto, gli è venuto il fuoco di Sant'Antonio, quindi è stata una vacanza orribile, devo andarmi a rivedere quel video. Allora, 3 tatuaggi che hai o che vorresti? Allora, a me su di me non piacciono, non credo che li farò mai, non mi piacciono. Sugli altri ne vedo tanti e ci sono alcuni che mi piacciono proprio tanto, però diciamo che non ci ho mai neanche troppo pensato, né ai tatuaggi, né al Pirkins, come lo chiamava mio padre. Ma non mi fanno, ecco, non mi fanno impazzire. Su alcune persone però stanno benissimo, veramente stanno benissimo. Su di me non lo so, non me li sono mai visti a genio. 3 parole che non sopporti. Allora, qui vi fate una risata. Io non sopporto la parola ottusa.
le mie amiche, mia sorella, lo sanno. Mia sorella quando vuole farmi nervosire mi dice, ma sei proprio ottusa. E io, è una parola che non sopporto. Poi, come Annalisa, anche io non sopporto assolutamente le bestemmie. Non esiste proprio. Cioè, prenditela con te stesso, prenditela con chi ti pare, ma le bestemmie sono una cosa orribile. E la terza persona, la terza parola che non sopporto è... ce ne sono, fatevi pensare. Non me l'ero preparata, tre parole... La parola lubrico. No, perché mi fa venire proprio quella cosa viscida. No, basta. Poi, 9. Tre piatti che preferisci. Allora. I broccoli. La mortadella. Ma non sono piatti, sono alimenti. Allora, vabbè, la mortadella e la pizza. Ma non è più il mio piatto preferito. Diciamo sì, la pizza. Diciamo ancora la pizza. Se poi devo parlare proprio di piatti, allora... Le zucchine alla scapece. Broccoli e patate e spaghetti di riso con pollo, carote, zucchine e salsa di soia. 10. Tre passioni. Allora, non è difficile. YouTube, che è una passione. E in YouTube metto la mia passione per i cosmetici, il make-up, le creme, la cosmesi in generale. Leggere, perché non potrei vivere senza leggere. E cucinare. Queste sono le mie tre passioni. No, bello, mi è piaciuto tantissimo questo tag, è veramente, veramente bello. Se avete voglia di rispondere anche voi, qui sotto fatemi sapere. Chiunque voglia rispondere a questo tag è aperto a tutti, quindi rispondete tranquillamente, anzi mi piacciono molto queste cose così. Solo la superstar mi scova queste cose, perché Sara Makeup io la conosco ma me l'ero perso, ma la superstar trova di tutto. Quindi io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao.